Pescara, Piazza Le Laudi, varco chiuso verso il mare, tra le concessioni Lido delle Sirene e La Playa. Lo spazio, ormai interdetto da circa un anno, impedisce di fatto il libero accesso alla spiaggia degli utenti, dei cittadini diversamente abili e di eventuali mezzi di soccorso nel caso di situazioni di emergenza. Così Armando Foschi, presidente della Commissione Mobilità e Sicurezza. È da un anno, Foschi, che si vive una situazione di grande disagio, soprattutto per chi vorrebbe, no, fruire della spiaggia e non ha libero accesso. Esatto, è una situazione assurda, nonostante un documento approvato da tutto il Consiglio Comunale, un ordine del giorno che imponeva alla Giunta di riaprire questo varco. Siamo al 24 di luglio, oggi. Il dirigente tarda a dare la risposta alla struttura del sindaco che chiede chiarimenti. Non c'è bisogno di chiarimenti perché questa è un'opera abusiva e va rimossa. Adesso c'è un palleggio tra gli enti comunali, Come sempre. vuol dire che cercherò di rompere questo palleggio tra gli enti comunali, mi rivolgerò, sarò costretto purtroppo mio malgrado a rivolgermi a un organo terzo che è in via Lo Feudo a Pescara, quindi al Tribunale, alla Procura della Repubblica. Ecco, ricordiamo che questo spazio è demaniale. Lo spazio è demaniale, è previsto dal SID, sistema informativo demaniale, è previsto dal piano spiaggia ed è previsto anche dall'ordinanza della Regione dell'aprile 2021. È obbligatorio lasciare uno spazio soprattutto come abbattimento delle barriere architettoniche. Oggi un disabile che vuole scendere in spiaggia qui non può farlo ed è assurdo ed è vergognoso. Io chiedo scusa ai tanti disabili che non hanno libero accesso al mare, qui in Piazza Le Laudi. Quindi insomma potrebbe anche affidarsi alla procura. E se questa è la strada, purtroppo sarò costretto, mio malgrado, a rivolgermi alla Procura della Repubblica.